fanno intuire forse un leggero cambiamento di rotta nella gestione della crisi, posto che la crisi comunque c'è e che comunque è un percorso che sarà lungo. Per quello che sei riuscito a capire finora, qual è il giudizio di Vittorio Bartola intanto e poi così dal punto di vista politico anche, che cosa pensate che questo possa portare di positivo? Ma chiaramente il giudizio è positivo se veramente adesso, andando poi a capire esattamente cosa hanno deciso nel dettaglio, risulterà che è un passo avanti verso l'idea che l'Europa sia anche disposta in un certo senso a tirare fuori dei soldi e anche se vogliamo a crearli, a stampare moneta, a trovare delle risorse per coprire le necessità, io direi non solo di dire no alla speculazione però, ma anche la necessità di mantenere un minimo di welfare, di assistenza in un momento di grande crisi. Perché secondo noi poi il problema veramente è quello, cioè la mancanza di risorse che vediamo poi si trasmette a cascata a tutti i livelli, arrivando poi anche a livello comunale, per le classiche azioni di assistenza che proprio in questo periodo diventano ancora più necessarie, può essere superata soltanto se si cambia politica monetaria ed economica a livello europeo. E quindi diciamo, se questo è l'inizio di una politica di questo genere, in cui magari rispetto alla paura della Germania classica di alimentare l'inflazione si riesce insomma, invece ad andare in un'altra direzione, ben venga. Se no, voglio dire, noi ribadiamo che appunto, se questo non verrà, piuttosto si studieranno alternative, che sia appunto un diverso funzionamento dell'Europa o addirittura anche esaminare l'opzione di uscire dall'euro. Credo che forse anche questo fatto che in Italia si comincia a parlare seriamente di uscire dall'euro, già solo il fatto di parlarne, forse un po' anche ammorbidito la Germania, quindi forse abbiamo anche fatto bene insomma, a far capire che comunque l'Italia, secondo me, è giusto che sia in Europa, che tenti di restarci il più possibile, eccetera. Poi però non è disposta a farlo a qualunque prezzo, cioè non al prezzo di morire di fame in mezzo alla strada. Certo, e questo tra l'altro è un passaggio che anche l'ospite che abbiamo avuto ieri e che periodicamente consultiamo così per leggere un pochino questi fatti economici, che è un economista appunto, ci dice da tempo che quello della minaccia di uscire dall'euro è dal suo punto di vista solo come minaccia, però dovrebbe essere usato nei confronti della Germania proprio perché le prospettive in questo caso dal punto di vista economico sarebbero negative per la Germania e questo in queste situazioni è l'unica cosa che può far Sì. smuovere in questo senso, vedremo appunto che cosa succederà.